Strasburgo invece oggi l'incontro tra il leader della Lega Nord Matteo Salvini e la leader del Front National Marine Le Pen. La seguita per noi a Strasburgo Sergio Nava. Sergio. Sì, buonasera da Strasburgo. Formalizzata dunque l'alleanza Lega Nord Front National al Parlamento Europeo in vista delle elezioni del 25 maggio, Matteo Salvini e Marine Le Pen puntano a formare un gruppo parlamentare unico nella prossima legislatura insieme alle austriaci della SPÖ, agli olandesi del PVV, ai democratici svedesi e ad altri schieramenti euroscettici. I temi sono quelli noti: no all'euro, fine della moneta unica, no all'immigrazione, no al superstato europeo targato Germania. Marine Le Pen non si è mostrata per nulla imbarazzata da ultranazionalista qual è di allearsi con un partito separatista come la Lega Nord. Da Le Pen ha pure attaccato Beppe Grillo accusandolo di incoerenza, o è debole o è in malafede, ha detto. Matteo Salvini dal canto suo ha confermato che si dimetterà qualora la Lega non superasse la soglia di sbarramento alle europee, e alla domanda di Radio 24 su cosa succederebbe il giorno dopo, l'ipotetico giorno dopo della fine dell'euro, Salvini si è limitato a un laconico: si torna a lavorare. Da parte sua invece Marine Le Pen ha citato alcuni studi di economisti anglosassoni. E da Strasburgo è tutto.